La magica notte di Natale. Filippo è un bimbetto molto dispettoso. Si diverte a prendere in giro i suoi compagni e a spingerli quando giocano, facendoli cadere. Così tutti lo evitano e lui è rimasto solo. Chi se ne importa? Non ho certo bisogno di loro io, pensava Filippo. Ma è quasi Natale. Le vetrine sono adornate di fili luccicanti e palline colorate. Il negozio di dolciumi espone panettoni, caramelle e cioccolatini da appendere sugli alberi di Natale. E il negozio di giocattoli mostra tutte le ultime novità. Che bello il Natale! Sarà per quell'atmosfera di festa, sarà che le persone in questo periodo sono più attenti al prossimo, ma anche i mendicanti per strada raccolgono qualche monetina in più. Non si sa bene il motivo, ma in questo periodo la gente riesce ad accorgersi della loro presenza e riesce a non passargli accanto con il volto indifferente, il passo affrettato e il cuore chiuso. Si sa, in questo periodo tutti si sentono più buoni, tutti tranne Filippo. È la notte di Natale e Filippo dorme nel suo lettino, ma qualcosa di speciale sta per accadere. Un forte rumore sveglia il bambino, che aprendo gli occhi si trova davanti Babbo Natale. «Cosa mi hai portato?» chiede subito Filippo. Prima di darti il mio dono, rispondi a questa domanda. Sei stato bravo quest'anno? Certo, risponde pronto Filippo. Ne sei davvero sicuro? Chiede ancora Babbo Natale. Ti ho già detto di sì, sei sordo forse? Risponde di rimando Filippo. No, non sono sordo. Ma questa sera, prima di darti il tuo regalo, voglio portarti a fare un giro nel passato. Così dicendo, Babbo Natale prese la mano di Filippo e si trovarono nel cortile della scuola. Era il giorno della partita di calcio e Simone segnò il gol della vittoria. A Filippo non piaceva perdere. Così fece annullare il gol, ripetendo che era fallo, che era fuori gioco, e siccome il bambino che faceva l'arbitro era un suo compagno di classe, annullò il gol di Simone perché aveva una gran paura di Filippo. Ma Babbo Natale fece di più. Fece immedesimare Filippo in Simone e gli fece provare la delusione che provò il suo amichetto in quel momento. Non tanto per il gol, ma perché lì a guardarlo c'era il suo papà e lui voleva mettercela davvero tutta per non deluderlo. Voleva vincere la partita per rendere il suo papà fiero di lui, non per se stesso. Filippo rimase molto colpito da questo e la durezza del suo cuore cominciava a tremolare. Poi si trovarono per le vie del centro. Era il giorno in cui Filippo incontrò Giuditta. Si era messa l'apparecchio ai denti e lui la prese in giro. Anche qui Babbo Natale fece provare a Filippo la tristezza di Giuditta, perché per una bimba è comunque importante sentirsi carina e lui l'aveva ferita. La durezza di cuore di Filippo continuava a tremolare e i suoi occhi avevano i lucciconi. Si spostarono ancora e si trovarono a casa di Filippo. Sua mamma era molto stanca, lavorava di giorno in ufficio e quando tornava a casa
aveva da riordinare, preparare la cena, lavare, stirare, e di tempo per riposarsi ne aveva ben poco. Filippo si vide quando, finito di giocare in cameretta, lasciava tutti i giochi sparsi per la stanza. Andava poi in cucina a bere un bicchiere di latte e non puliva neanche se lo rovesciava per terra. Anche qui intervenne Babbo Natale e fece immedesimare Filippo nella mamma. Il bimbo provò un'emozione fortissima che lo fece tremare. Sentì il grandissimo amore che sua mamma provava per lui, l'amore che metteva nel riordinare la casa e farlo vivere in un ambiente accogliente e pulito, l'amore che metteva nel lavare e stirare i suoi abitini e farlo andare a scuola sempre in ordine, e la tristezza che la mamma provava tutte le volte che il preside della scuola la chiamava a causa del comportamento di suo figlio in classe. Filippo scoppiò a piangere. Aprì gli occhi e si accorse di essere nella sua cameretta da solo. La mamma, sentendolo piangere, andò da lui e l'abbracciò. Rimasero così a lungo. La mamma era contenta perché da molto tempo Filippo non l'abbracciava più, da quando il suo papà era volato in cielo e lui non aveva nessuno con cui prendersela per questo. Il mattino successivo Filippo telefonò a Giulietta e le disse che la trovava molto carina. Poi chiamò Simone, gli chiese scusa e gli disse che voleva essere suo amico. Ad un certo punto Filippo si accorse di un pacco rimasto sotto il suo albero. Il suo regalo lo aveva già aperto. Che fosse quello di Babbo Natale? Aprì il pacchetto e trovò un pupazzo di Babbo Natale che se gli si premeva la schiena faceva l'occhiolino. Filippo scoppiò a ridere e pensò: la notte di Natale è davvero una notte magica, perché addolcisce i cuori e porta un sorriso sul viso della gente. E Babbo Natale mi ha insegnato che comunque non è necessario aspettare che sia Natale per accorgersi di avere un cuore capace d'amare. Preghiera a Gesù bambino. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Accarezza il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita ad abbattere i muri creati dalla miseria e dall'indifferenza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu, il vero e unico Salvatore, Dio della pace, dono di pace all'intera umanità. Vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. Tu sei Dio e vivi e regni con te nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
non perdiamo, cari fratelli e sorelle, ancora una volta questa atmosfera commovente che questo Filippo ci ha raccomandato in un certo senso attraverso l'esperienza che lui ha fatto, esperienza che alla fine ci ha detto tutto, che Natale è ogni giorno, non c'è bisogno che arrivi il 25 dicembre, importante che si diventi capace di amare. E allora con questo esempio, con questa preghiera che alla fine porterete a casa, e vi chiedo ogni tanto di recitarla insieme a casa con i vostri figli, fra di voi, tutta la famiglia insieme. Adesso do la benedizione dell'Emanuele, del Dio con noi. Abbiamo anche visto volare delle lanterne verso il cielo. Sono le nostre voci, cari fratelli e sorelle. Sono le nostre fatiche, le nostre speranze, le nostre ansie, forse senza forze anche i nostri dolori, le nostre sofferenze. Ma quella lanterna incontrerà un'altra lanterna, ben più grande, che è la luce che guida e che illumina le tenebre. Quella luce diventi l'unica vera luce, quella luce che illumina e che ristalda. Accogliete adesso questa benedizione del Signore innanzitutto, che scenda abbondantemente su di voi qui presenti, su tutte le vostre famiglie, i vostri parenti, amici, con quanti vi incontrerete in questo Natale. Portate la benedizione del bambino Gesù. Sicuramente con questa benedizione asciugherete qualche lacrima e riuscirete ad accarezzare qualcuno che ne ha veramente bisogno. Il Signore sia con voi. Ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione dell'Emanuele, il Dio con noi, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutte le vostre famiglie, sulla nostra comunità, e con voi rimanga per sempre. Amen. Annunciate a tutti che il Verbo si è fatto carne. Andate in pace. Viva Gesù Bambino! Viva Gesù Bambino! Dai ministranti che vi daranno questa immaginetta a ricordo, che leggendola fra le righe dice tanto per tutti i giorni dell'anno, per tutti i giorni della nostra vita. È un pensiero che io rivolgo a tutti voi, alle vostre famiglie, alle vostre case. Subito dopo il gruppo parrocchiale Chefa vorrà brindare insieme a voi per il Santo Natale. Auguri a tutti. Un buon Natale di pace, di amore e soprattutto di gioia per tutti quelli che davvero hanno bisogno, e qui ci siamo davvero tutti noi. Auguri a tutti voi presenti,
e auguri alle autorità civili e militari presenti, auguri davvero a tutto il nostro paese. Grazie anche alla Consulta che ha avuto l'idea delle lanterne e a tutti quelli che hanno detto per il paese. Ci regaliamo un bellissimo applauso e ci congediamo da questa assemblea. Buon Natale a tutti. Gesù bambino.